La la la! Ah, che cos'è questo odoraccio? La puzza viene da qui? No, il lecca lecca! Lo stavo mangiando! Devo proprio... Beh, direi di sì! Eccolo qui! Che bello! Oh no, non farlo! Dammelo! Tieni questo invece! Terrà al sicuro il tuo lecca lecca! Wow, dammelo! Oh sì, questo è il bello! Ti è andata male, cacca di gatto! Crema al cioccolato! È buona e appiccicosa! È il giorno più bello! C'è qualcosa di meglio! Mi devo ritoccare il rossetto! Wow, guardami! Posso fare la modella! Certo che puoi, tesoro! Ma che stai facendo? Ti prego, fa che non sia cacca! Ah, è solo cioccolato! Guarda com'è ridotta la stanza e il mio povero cuore non lo sopporta! È il mio incubo peggiore! Sul serio, mi prendi in giro! Come può una sola persona fare tanti guai? Devo sistemare la faccenda e so cosa fare! Vado a prendere alcuni oggetti dalla cucina, apro il barattolo di crema al cioccolato e ne prendo una cucchiaiata. Ha un bell'aspetto? No, devo resistere! Poi prendo una ciotola con granella di cioccolato, ci immergo il cucchiaio, deve essere interamente ricoperto e voilà, deliziosi Choco Pops! Voglio mostrarli ad Elsa! Ah, mamma! Posso spiegarti? Togliamoci questi vestiti sporchi! Come hai fatto? Non importa, quello è profumo di cioccolato! Li ho fatti apposta per te, forza, assaggiali! Mi hai convinto col cioccolato? Wow, è fantastico, grazie mamma! Addio dieta, ma ne vale la pena! Poi trasferite il terriccio nel vaso! Questa non ci serve più, il giardinaggio è facile! Dovrei praticarlo più spesso! Oh sì, la adoro! Sei splendida, tesoro! Adoro passare il tempo con te, mi rendi così fiera! C'è ancora tanto da fare! Eh? Che cos'è quello? No, non ci credo! Un verme! È fighissimo! Cammina! Devo avvicinarmi di più! Mangia il terriccio! Sarà saporito, voglio assaggiarlo anch'io! Se piace ai vermi, piacerà anche a me! Buono e fresco! Pronti, via! No, ferma! Oh, perché? Volevo solo assaggiarlo! Metti giù il terriccio! Io torno subito! Va bene, non mangio mai cose buone! Devo fare in fretta! Fammi pensare! Ah, posso usare quei cereali! Elsa li adorerà! Mettiamoci al lavoro! Verso i cereali nel frullatore! Dovrebbero bastare! Mi ricordo di mettere il coperchio, non voglio sporcare la cucina! E poi frullo il tutto! Non voglio ridurlo in polvere, ma soltanto sbriciolarlo! Così è perfetto! Ora posso versarlo in un vaso! Lo riempirò fino all'orlo! Può bastare! Che profumo delizioso! Credo sia pronto! Ehi Elsa! Ho una cosa per te! Guarda qui, tesoro! Che ne pensi? Ah, è un vaso pieno di terra! Aspetta! Profumo di cibo! È fantastico! Dammelo! Ora questo sì che mi piace! Buonissimo! Molto meglio del terriccio! E qui dentro non ci sono i vermi! È troppo buio, non mi piace! È l'interruttore da quella parte! Qualcosa potrebbe afferrarmi! Ok Elsa, abbi coraggio, ce la farai! Aspetta, cos'è stato? C'è qualcuno laggiù! Vieni con noi Elsa! Ah! No, non lascerò di nuovo questo letto! Oh, e adesso? C'è qualcosa nell'armadio, ci mancava solo questa! Ti prego, falla finita! Non anche tu, orsetto! Come hai potuto tradirmi? Ah! Elsa, tutto bene? Qualcosa non va, tesoro? È stato terribile, mamma! Non raggiungo l'interruttore! Non temere, faccio io! Andrà tutto bene! Ah? Ma non funziona! Va bene, è tutto sotto controllo! Tu rimani lì! Sbrigati, mamma! Uso un foglio di plastica trasparente, lo appoggio sul tavolo e prendo dei pennarelli. Inizio disegnando un quadrato sulla plastica, poi coloro l'interno. Adesso cambio il pennarello e faccio così su tutta la plastica. Alterno i colori. Dovrebbe bastare. Successivamente li ritaglio e ricavo dei fori. Mi servono delle fascette adesso. Infilo la fascetta attraverso i fori, voglio unire due quadrati così.
E faccio lo stesso con tutti i quadrati fino a ottenere qualcosa di simile. Le leggo a un paralume e uso altre fascette per fissarli saldamente. Mi assicuro che siano ben stretti. È così colorato, potrei fissarlo tutta la notte. È perfetto. Ehi, Elsa? Sì? Guarda qui. Wow, è fantastico! Sapevo ti sarebbe piaciuto. È ora di andare a letto, ci vediamo domattina. Buonanotte, mammina! Così va molto meglio. Oh, ha un'aria così serena, sogni d'oro, Elsa. È il luogo perfetto per un picnic al chiaro di luna. Sì, certo, tesoro, è tutto così bello. Mangiamo. Wow, abbiamo portato di tutto. Che abbiamo qui? Un avocado, eh? Un po' strano per un picnic, ma va bene lo stesso. È così scivoloso. All'occhio! Ma che stai facendo? Smettila! Aspetta, ho qualcosa per te. Questo pratico gadget risolverà tutto. Guarda un po'. Posso usarlo per tagliare l'avocado a metà. È facilissimo, adesso devo solo farlo a pezzi, così. Ma non ho finito. Rimuovo anche il nocciolo, posiziono il gadget in cima e lo giro. E il nocciolo viene fuori. Adesso lo capovolgo e lo uso per affettare l'avocado. Vedi? Lo taglio in sezioni precise. Wow, mi lasci a bocca aperta! Ah, cosa c'è che non sai fare? È per te, buon appetito! Sei la migliore, tesoro! Lo so! È buonissimo! Senti che muscoli, ehi! Che buon profumo, la pannocchia! Dolce e gustosa, così mi piace! Oh, prenderò qualcosa dal frigo. Il mais si abbina a meraviglia col burro. Lo rende più buono. Lo strofinerò sul mais. Ops, non mi cade. È scivoloso! No, torna qui! Smettila! Forse dovrei fare il giocoliere. Quasi fatta. Ehi, lo so che ho sempre voluto viaggiare, ma che cos'è questo posto? È per il burro? Wow, non è utile la tecnologia? Oh no, non di nuovo! Ok, proviamoci. Rimuovo la custodia e ci infilo il panetto di burro. Il perno lo terrà fermo. È pronto, proviamolo. Posso strofinare il burro sul mais senza problemi. Ma perché non l'ho scoperto prima? È facilissimo, il burro non scivola e il mais è diventato ancora più buono. Quando ho finito rimetto il coperchio. Dovrei metterlo in un posto sicuro. Ecco il posto, l'ho trovato. Nessuno potrà scovarlo. La prudenza non è mai troppa. E adesso posso mangiare il mais. Credo di meritarmelo. È perfetto, mi rende così felice. La sua pannocchia, signora. Wow, complimenti allo chef. Ah, sì, è mais. Buon appetito. Non vedo l'ora. Oh? Sì, ancora, ancora. Un attimo, mi è venuta un'idea. Mi sento così viva! E cameriera, venga qui, deve aiutarmi! È fuori controllo, la guardi! È un animale! In fretta, perché indugia tanto? Ho capito. Grazie, che cosa farei senza di lei? Ehi, Elsa, guarda qui! Ti aiuterà a mangiare la pannocchia e minimizzare gli effetti collaterali. Che cos'è? Te lo mostro, passalo sulla pannocchia e rimuoverai i chicchi, vedi? Wow, guarda come va, sono tutti qui dentro. Adesso devo solo svuotarli sul piatto. Wow, è fighissimo! Puoi usare una forchetta per raccoglierli, è più da persona civile. Sì, ma non così divertente. Prendo le cose per la lezione, buona idea! Guarda qui! Il mio nuovo set di pennarelli! Ha tutti i colori che posso desiderare, il migliore che ci sia! Wow, lo è davvero! Anch'io ho dei pennarelli! Vediamo, vediamo! È piuttosto deludente! Questa penna ha visto giorni migliori! Dimentichiamoci di questo! Almeno ho questi pennarelli! Questi sembrano migliori! Wow, è un'artista straordinaria! Va tutto bene, Tina! Sto per creare un capolavoro. Certo, come no? Credo mi abbia creduto. Eh? Wow, guarda un po'. I colori si fondono. Ho una grande idea. Inizierò disegnando una fiamma. Ora devo premere i pennarelli l'uno contro l'altro.
Aspetto che i colori si mescolino l'uno all'altro. Ci siamo! Ora colorerò la fiamma. All'inizio è rossa e poi man mano che scende diventa arancione. E poi gialla. L'effetto è fantastico! Ma non ho finito. Ora devo tagliarla. Che bella! Attacco le fiamme al mio taccuino. Wow, mi piace, Tina! Posso averli? Puoi prendere i miei. Wow, hai fatto un affare! Wow, con queste creerò delle opere d'arte straordinarie! Aggiungerò un po' di ombreggiatura proprio qui. Farà la differenza. È un compito così complesso. Penso davvero di aver catturato l'essenza del soggetto. Già, proprio così. Come va? Wow, è terrificante. È proprio per questo che mi piace. Ma mi serve più vernice nera. È molto meglio del mio. Devo fare qualcosa. Questo finisce nella spazzatura. Questa volta so cosa fare. Disegnerò intorno alla mia mano. Non si può essere più precisi di così. Vediamo se riesci a battermi. Non è male. È ancora meglio del mio disegno. Non voglio che nessuno lo veda. Ehi, scusa! Stai parlando con me? Che cosa? No, per favore, non farmi del male! Oh, una chiamata! Sì, l'ho pensato anch'io. Aspetta, so cosa fare. Farò una foto del dipinto di mercoledì. Sei troppo vicina. Facciamoci un selfie, sorridi. Geniale, fatto! Posizionerò il mio telefono su un lato, poi tengo un pezzo di vetro inclinato. Esatto, così. Userò del nastro adesivo per tenerlo in posizione. L'immagine verrà proiettata sul vetro e sulla carta. Devo solo tracciarla. È molto più facile che disegnare a mano libera. Una volta finita la bozza, posso aggiungere i dettagli. Questa mano ha sicuramente molte cicatrici. Sembra carina, ora posso aggiungere il colore. È la tonalità ideale per la pelle. Vorrei averci pensato prima. Aggiungerò solo gli ultimi ritocchi. Ed è tutto. Bellissima! È un capolavoro! Aspettate che l'insegnante lo veda. Oh, stiamo cambiando il modello? Ok, non sarà difficile. Dov'è il mio telefono? Mercoledì, dipingiti. Non osare. Non sei una fan della fotografia, eh? Che ne dici di un altro selfie? Mi sono proprio superata. Ho solo bisogno di un po' di colore. Questo non serve. Aia! Gina? Ehi, mamma, guarda il mio disegno. È un panda! È meraviglioso, cara. Hai un grande talento. Voglio appenderlo. Oh, cado! Ai, che male! Ma è stato troppo divertente! Sono felice di farti ridere. Cosa c'era a terra? Ah, ok, ho capito. Devi raccoglierli, Gina. Sono tutti sul pavimento. Sei così disordinata. Rimettili nella scatola. Un attimo, credo di avere un'idea. Ehi, li stavo usando! Torno subito. Inizierò tagliando la scatola. Voglio rimuovere la parte inferiore. Ora mi serve la pistola per colla. Riempio la scatola di colla. Dovrebbe bastare. Ora rimetto i colori nella scatola con i tappi rivolti verso il basso. Copro la scatola con del nastro adesivo per rendere il tutto più colorato. Ma c'è ancora molto da fare. Decoriamo un po'. Questi panda sono troppo carini. Non vedo l'ora di mostrarli a Gina. Che ne pensi? Niente male, eh? Aspetta, sono i miei colori! Avanti, disegna qualcosa! Devo togliere il... Eh? Wow, grazie mamma, è davvero utile! E niente più disordine! Rimetti il pennarello nella scatola! Sei geniale, mamma! Ok, ora devo concentrarmi! È un disegno bellissimo, la mia piccola artista! Ha finito, dai un'occhiata! Siamo io e te! Oh, sembro così giovane! Mi hai disegnata proprio bene! Ah? Cos'è successo qui dentro? Non ricordo questo ragno gigante! Ah! Respira e poi... prendi quel ragno! Sei nella casa sbagliata! Mostra otto zampe! Aspetta, credo di poter usare questa bottiglia! È ora di mettersi al lavoro! Inizio bucando la bottiglia! Poi la capovolgo! Eseguirò quattro tagli nella base, voglio creare delle alette. Ogni lembo deve avere un foro, poi ci faccio passare un cordino dentro, ognuno. Poi passa attraverso un tubo collegato alla bottiglia e ora ho una chiappa ragni. Inizio il gioco, sei mio!
Preso? No, non ci credo! Questa casa è infestata! Dove pensi di andare? È molto divertente! Lo so, vero? Mi sto divertendo un sacco! Oh, guarda qui! È davvero fantastico! È mio! Ehi, l'ho visto per primo! Molla! No! Dammelo ora! No! Che cosa hai fatto? Io? Non ti perdonerò mai, Eva! Cos'è questo rumore? Che cosa è successo? Emma ha rovinato tutto! Non è vero! Calma, è tutto a posto! Tesoro, abbiamo finito la carta igienica e stavo... Beh, puoi indovinare! Non te lo pulisco di nuovo! Ma cosa devo fare? La carta igienica è importante! Aspetta un attimo, mi è venuta un'idea! Rimuovo la carta igienica dal tubo, poi la avvolgo in un cartoncino, mi assicurerò che sia ben saldo. Ora inserisco un palloncino nel tubo. È un po' noioso, quindi lo decorerò. Per farlo userò un pennarello. Devo stare attenta, non voglio far scoppiare il palloncino. Disegnerò una faccina carina. Questi saranno gli occhi e mi servono i baffi. Col cartoncino ho fatto delle braccia. Ora metto le orecchie in cima, è un coniglio. Guarda qua, uno per uno. Ah? Wow! Pazzesco! Dammelo, dammelo, dammelo! Guarda, potrei farlo tutto il giorno! Emma, guarda qui! Penso che dovrebbero essere amici! Si gioca a questo appuntamento! Non è adorabile? Che carino! Posso accarezzarlo! Cosa sta succedendo laggiù? Vediamo un po'! Ho piegato il foglio! Ora posso colorarlo! Questo giallo è perfetto per lui! E non dimentichiamo le guance rosse! Ehi, guardate qui! Eh? Cosa ha Tina? Wow, bellissimo! L'hai fatto tu! Ci vediamo, Pikachu! Finalmente la lezione è finita! È l'ora di un bel pranzo delizioso! Ehi, amica mia! Pensavo che potremmo farci una passeggiata! Non vedo l'ora! Sì, anch'io! Ho tante cose da raccontarti! Non smetti mai di parlare! È buffo! Mia madre dice... Eh? Ottimo, avevo bisogno di un po' di potassio, allora dov'ero? Ieri sera ho visto questo film super spettrale e poi ho pensato non entrare nella casa inquietante, ma l'hanno fatto lo stesso, ma io non avevo paura. Un po' di privacy, per favore. Finalmente, forse riuscirò ad avere un po' di calma. Non si ferma mai, è implacabile. Aspetta. Ehi, vedo che hai mangiato molte fibre, ottimo lavoro. Tina, cosa... come... Ok, che roba strana. Questo mi ricorda che ho un sogno assurdo. Non ce la faccio più! Ah! Smettila, lasciami stare! Beh, non è stato carino. Non serviva essere così cattiva. Pensavo fossimo migliori amiche. Aspetta un attimo, ho un'idea fantastica. Prendo una striscia di carta e ci disegnerò delle linee orizzontali. Ora lo piego. Devo capovolgerlo. Ho fatto una tasca con un altro pezzo di carta. Farò scorrere la striscia lungo al suo interno. Ho ritagliato dei cuori da un cartoncino colorato. Li incollerò con la colla e poi li attacco alla carta. Poi impilo i cuori uno sull'altro. Quando tiro da sotto i cuori fanno vedere tutte le nostre foto. Quanto siamo carine! Emma, questa è per te. Tina, ho detto di lasciarmi in pace. Che cos'è? Oh, che dolce. Non ci credo, l'ha fatto lei. E c'è un messaggio. Anch'io ti voglio bene, Tina. Forse sono stata troppo dura. Oh no, è la fine! Vieni qui, amica mia. Questo libro è così avvincente. È il migliore che abbia mai letto. Guarda, Tina, è un piccolo Picasso. Aspetta un attimo. No! Mi sento così viva! Tina! Voglio dire, ottimo tiro. Ma non lanciare le penne! Prova a fermarmi! Devi stare attenta, Tina! Wow! Ci è mancato poco! Tiriamo su queste penne! Sei così disordinata, Tina! Metti a posto tu! Guarda qua, sono ovunque! Aspetta, so come risolvere questo problema! Prendo il portatrucchi! Lo svuoto! Applico la colla sul cappuccio della penna, poi lo attacco qui. Farò lo stesso con le altre penne, premo tutti i tappi.
Voglio assicurarmi che non si stacchino. In questo modo ogni pennarello ha il suo posto. E questo significa che Tina non può lanciarli in giro. Me ne mancano pochi. Sono tutti così. Guarda qui, Tina. Wow, bellissimo! Mi è venuta l'ispirazione. Una volta finito posso rimettere il pennarello nel tappo. Provaci, Tina. Wow, è fantastico! C'è tutto quello che mi serve. Grazie, mamma. Ti voglio bene, tesoro. Mua. Fa attenzione, Tina, è importante. Sì, sì, come vuole. Ho tanta fame, ho bisogno di mangiare qualcosa. Ma non mi è permesso fare spuntini in classe. Vorrei una caramella in questo momento. Oh oh. So cosa stai pensando, Tina. Metterò questo cartello proprio qui. Dovessi dimenticartelo. Wow, è seria su questo argomento. Le regole sono regole. Sembra gommoso. Aspetta, come ho fatto? Che strano. Questa è la mia occasione. Devo solo essere furba. Ho delle patatine nella borsa. Saranno buonissime. Piano piano, non se ne accorgerà nessuno. Bel tentativo, Tina. Patatine? Sono croccanti. Dammele. Ne è valsa la pena, comunque. Ma sono sempre un passo avanti. Era solo l'antipasto. Che cosa ho detto? Che fastidio. Tenga. So che funzionerà. Vieni da Tina. Wow, questo è pesante. Deve essere una barretta di cioccolato enorme. Sorpresa! Non si ferma mai. Sono implacabile. L'avevo quasi preso. Ah, sono a corto di idee. Ciao Tina, mi preparo per la lezione. Ma prima ho bisogno di uno spuntino. Ah, cosa stai facendo, Lizzy? Io? Niente, è solo la custode del mio telefono. Vede? Ok, mi dispiace. Ehi, sono caramelle! Ho bisogno di un'occhiata più da vicino. Come hai fatto? Ti svelerò il mio segreto. Per prima cosa ti serve una cover senza niente. Mettici sopra la glassa per dolci. Prova colori e sapori diversi. Nella vita ci vuole un po' di varietà. Una volta terminato aggiungi degli zuccherini. Sono così gustosi. Poi ricopri con mini marshmallow. Facilissimo! Dolci, dolci caramelle, troppo buone! La parte migliore è che la prof non lo scoprirà mai. Sono sufficienti pennellate leggere. Perfetto, ho capito. Perché non provi? Sembra abbastanza facile. Ok, ecco qui. Devo rispondere. Finora tutto bene. Aggiungiamo un po' di colore. Non ne sono sicura. Credo di aver bisogno di un pennello più grande. Sì, meglio. Aspetta, dovrei mescolare i colori. Saranno più vivaci. I fiori sono luminosi e colorati. Che ne dici di un po' di rosso? Oh sì, guarda un po'. Oh, che disastro. Forse non era una buona idea dopo tutto. Prenderò un'altra tavolozza. E avrò bisogno di altri pennarelli. Questo è ciò che si chiama multitasking. Ho finito, il prossimo. Eccomi, scusa. Cos'è successo qui dentro? Che cosa hai fatto? Aspetta. No! Questa è l'ultima che abbiamo. Sì, mi serve. Lascia che ti mostri un piccolo trucco da artista. Metto la tavolozza sul tavolo, poi la copro con la pellicola trasparente e lo avvolgo intorno alla tavolozza e mi assicuro che sia ben stretta. Ora mi serve la vernice. La metto nelle conche, poi è pronta per l'uso. Posso sporcare quanto voglio. Mescoliamo tutti i colori. Penso di aver finito. Arrotolo l'involucro di plastica e la tavolozza è bella pulita. L'involucro di plastica può finire nella spazzatura. Ecco qua. Non dimenticare la pellicola. Oh sì, grazie. Esprimi il tuo estro creativo, Tina. Va tutto bene. Non destiamo sospetti. Ah, mio adorato cioccolato. Mi sei mancato tanto. È cioccolato. È meglio di quanto immaginassi. È Gina. Posso averne un pezzo? Cosa faccio? Scappo. Dovrei essere al sicuro qui dentro. Mamma, dove sei? Devo nascondermi in fretta. Ma dove? Pensa. Oh no, non ho più tempo. Sei qui dentro? Non hai scampo, mamma? Aspetta. Oh, eccoti lì. È divertente. Non si arrende. Ho bisogno di un travestimento, spero funzioni. No, no, lasciami in pace. Devo proteggere il cioccolato.
Non mi sembrava di averla sentita. Ma probabilmente non è lei. Mamma, mamma! Fio! Se n'è andata, che sollievo! Ora dove ero rimasta? Ne è valsa assolutamente la pena, troppo buono! Unghie appena fatte, niente di meglio! Adoro questa tonalità e mi sta benissimo! Mamma, ehi, vuoi giocare? La mamma è impegnata, tesoro! Sapevo che l'avresti detto! Oh beh, mi divertirò da sola! Vado in missione sottomarina! Ellie, fai attenzione! Prendi questo! Sono sotto attacco! Ellie, metti giù i peluche! Il polpo è fuori controllo! Fermati subito! Mi rovinerai le unghie! Io meno male! Oh no, mi sta inseguendo! Mayday, Mayday, vattene! Cosa stai facendo? Che immaginazione! Stai indietro, conosco il karate! Finirai in un bel sughetto! Wow, è come se fossi stata in un salone! Aspetterò che si asciughino! Non dovrebbe volerci molto! Ti ho preso! Wow! Oh! No! Cosa hai fatto? Le mie bellissime unghie, perché? Cado! Fio, per un pelo! Oh, una bibita, ci voleva proprio! Stai bene, mamma? Forse c'è qualcosa che posso fare! Vattene tu! Aspetta, ci sono! So cosa fare! Ho praticato un foro sul lato del bicchiere. Ora ci faccio passare un bastoncino. Poi ritaglio un cerchio, alla stessa altezza del bastoncino. Lo tolgo e fodero il centro con della carta. Lo arrotolo ben stretto. E poi lo fisso con lo scotch. Poi aggiungo questi piccoli adesivi. Faccio tutto il giro. A questo punto lo rimetto nel bicchiere. Penso sia pronto, sono soddisfatta! Ehi, mamma! Mamma, guarda qui! Eh? Che cos'è? Fammi vedere più da vicino. Questa è la risposta a tutti i tuoi problemi. Ma davvero? Guarda qui. Se faccio girare questo, gli adesivi ruotano. È un mini salone per unghie. È incredibile. Avanti, provalo. Basta mettere il dito nel buco. Ora faccio girare il bastoncino. Così. Wow, che elegante. Fai anche le altre. Sapevo ti sarebbe piaciuto. Sono davvero colpita. Guarda le mie unghie. Non sono mai state così belle! Le adoro! Grazie, tesoro! Oh, mamma, mi fai arrossire! È meglio che vada! Ciao! Ok, è il mio turno! Mi sento così grande! Wow, bellissime! Piano... Niente movimenti bruschi! Stai andando bene, Gina! Presto ti ci abituerai! Continua ad esercitarti! Guarda, mamma, sto pattinando! Sono aggraziata come un cigno! Sono orgogliosa di te! Aspetta, stenta! Wow! È stato un atterraggio di fortuna! Stai bene! Ma è stata meglio, mamma! Mi hai fatta preoccupare! È tutto ok, sa cosa sto facendo! Ups, dico sul serio! Sì, ma guarda dove vai! Ok! Ti sei fatta male! Sì, non è niente! Non ce la faccio più, è snervante! Per fortuna ho questo pluriball! Mi aiuta tantissimo con lo stress! Aspetta! Questa è la risposta! Perché non ci ho pensato prima? Mamma, cosa stai facendo? È stranissimo! Resta ferma! Non ci vorrà molto! È rilassante! Quasi finito! Ok, fatto! Ora sei al sicuro! Sono una bolla gigante e posso scoppiare! Andiamo! Wow, è fantastico! Mi dispiace, cara. Non ho sentito nulla. Ai! Mi verrà sicuramente un livido. Devo stare più attenta. Ci sto già lavorando, mamma. Guarda qui. È per te. Mi piace come ragioni. Da qua. Ok, devo andare. Questo è proprio quello che mi serviva. Grazie, Gina. È troppo divertente! Salutate la signora Pollo! Oh, dammi! Ok, ecco a te! Non c'è problema, ho questo! Si accende! Ma che... Wow! Dammi qua! Beh, è mio, ma... Ok, prendilo! È fortissimo! Io giocherò con questi! Pop, pop, pop!
Non è possibile, cosa sto guardando? No, sono miei! Beh, non più. Come fai ad essere così forte? Wow, mi sento così viva! Non importa, ho questo. Ce l'avevi, mollalo. È mio! Così lo rompi! Aia! Ups, colpa mia! Ehi, puoi prendere questo! Ah, ok, tranquilla. Allora puoi avere questo! È morbido e soffice! Che ne dici? No! Cavolo, è difficile! Ci deve essere qualcosa che vuoi! Ah, ma certo, la mia bambola! Non mi hai mai delusa! È così bella! Per prima cosa ho bisogno di una ciotola grande. Ci metterò dentro i miei giocattoli. Bene, sono tutti. Ora un po' d'acqua. Riempio la ciotola fino in cima. Tranquilli, so cosa sto facendo. Ancora un po'? Ok, dovrebbe bastare. Ora metto la ciotola nel congelatore. Ok, bambola, tocca a te. Fai quello che devi. L'acqua si è congelata. Posso tirare fuori la ciotola. Gina, ho una sorpresa per te. Non la voglio. Oh, sì, invece. Guarda un po'. Ta-da! Cosa? È un cubo di ghiaccio gigante! Devi liberarli! La mia bambola li ha intrappolati lì dentro! Devono essere salvati! Oh, ho capito! Sapevo di poter contare su di te! Ma devi fare presto! Fa molto freddo lì dentro! È il mio momento! La sicurezza prima di tutto! State indietro, potrebbe diventare un casino! Cosa dovrei usare? Un martello! Bam bam! Mi piace! Bene, ci siamo! Adesso vi libero! Sembra che faccia freddo lì dentro! E ora posso giocare con i miei giocattoli! Grazie, bambola! Posso sempre contare su di te! Una macchina! Woohoo! Wow, guardate! È fantastica! Ottimo lavoro, Gina! Continua! Cos'altro c'è lì dentro? Wow, un dinosauro! È intrappolato nell'era glaciale! Questo trapano non funziona! Ho bisogno di qualcos'altro. Oh, sì! Che cos'è questo? Non è possibile! Ho sempre voluto un unicorno! Deve essere il mio giorno fortunato! Come sta andando? Sembra si stia divertendo! Il mio disegno è quasi finito! Papà, hai visto? Sì, divertente! Oh, cos'è quello? Guarda! Si sta gonfiando! Ma è fantastico! Lo voglio! Papà, lo voglio! Alex, calmati! Fammi vedere meglio! Interessante! Ma quanto costa? Devo inventarmi qualcosa! Oh, ci sono! Ehi, lo so che stai facendo finta! Voglio quel giocattolo! E va bene, fa vedere quanti soldi ho! Oh, è vuoto! Scusa, caro! Che brutta giornata! Ora mi sento in colpa! Aspetta, Alex, ho un'idea! Quale? Che te ne pare? Un palloncino! Mi ero messo d'impegno! No, voglio il giocattolo! Ah, la mettiamo così, eh? Meno male che sono pieno di idee! E non solo! È un talento speciale! Bello, vero? Papà, ho detto... Ah, che schifo! Queste funzionano sempre! Ma cosa hai mangiato? Mi bruciano gli occhi! Forse possiamo usare questa pompa! Che ne pensi? Forza, provala! Non essere timido! Voglio quel giocattolo! Non funziona! Cosa c'è laggiù? Forse potrei usare del bicarbonato! Insomma, è stato lasciato fuori! Torno subito! Papà, non deludermi! Ma che sta facendo? Questo ti piacerà di sicuro! Oh! Che vuoi fare? Te lo spiego dopo. Intanto prendo una bottiglia vuota, poi un bicchiere di bicarbonato. Lo verso dentro. Con calma, non voglio spargerlo tutto. Penso che ci siamo. Ora mi serve dell'aceto di vino bianco. E verso anche questo. E inizierà a fare delle bolle. Guarda. Ora infilo il palloncino sul collo. Voglio intrappolare tutte le bolle. Wow. Sapevo ti sarebbe piaciuto. Il tuo vecchio è ancora abbastanza in gamba, vero? Ecco, puoi tenerlo. Wow, come sono fortunato! È fantastico! Mi divertirò un sacco! Rum, rum. Forza, Chris, mangia la banana! Bip, bip!
Non mi stai ascoltando? Cavolo, Chris, farai tardi a scuola. La scuola è noiosa, questa macchinina è molto meglio. Devi sbrigarti. E va bene, come vuoi. Ho preso le tue cose. Cosa? Mettili via. Non c'è tempo per queste cose. La mamma non lo farebbe. Lei sì che è divertente. Mettiti la giacca. Ti dispiace? Le giacche fanno schifo. Sai cosa mi piace? Le macchinine. Ho preso anche questi due libri. Smettila di giocare. Non riesco mai a divertirmi. Prendi lo zaino. Sul serio? Smettila di scherzare. Non posso usarlo. Oh, ma certo che puoi. C'è un buco sul fondo, vedi? Oh, non lo sapevo. Questo lo mettiamo via. Cercavo di dirtelo. E ora che si fa? Pensiamo. Trovato. Busta della spesa. Questa di sicuro funziona. Metti le cose qui dentro. Non ci penso proprio. Guarda che è perfetto e ha un sacco di spazio. Ci entrerà tutto. Interessante, vero? Sono un genio. Puoi riprenderti la macchinina. Finalmente andiamo d'accordo. Ok, alza le braccia. Ecco. Lo faccio scivolare sulle mani, poi sulle spalle. Proprio niente male. Si va a scuola? Grazie, papà. A dopo. Questa viene con me. Brum! Sveglia, sveglia, mio angioletto. Oh, ciao, mamma. È già mattina. Devi alzarti, forza. Mamma, sei qui? Devi lavarti i denti. Odio farlo. A nessuno piace l'alito cattivo. Non voglio. Abbassa la cresta, ragazzino. Ora ti lavi i denti. No, non voglio farlo. Forza, prendi lo spazzolino. Ok, ma non mi piace comunque. Quanto lo odio. Voglio vederli brillare. Alex, non sento spazzolare. Oh, mamma, sto iniziando adesso. Ti tengo d'occhio. Va bene, va bene. Se n'è andata. Lavarmi i denti? Neanche per sogno. Ma quanto ci mette? Meglio controllare. Alex, tutto ok? Ma che è successo? Che disastro! C'è dentifricio ovunque! Non ci credo! Ma che hai fatto? Oh oh! Dammelo! Che rabbia! Aspetta! Ho un'idea! So cosa fare! Usando questo Pop-It farò lavare i denti ad Alex. Primo, mi serve del dentifricio. Lo metto in ogni fossetta. Non ne serve molto, così può andare. Poi ci verso sopra del bicarbonato, così il dentifricio si indurirà. Ok, Alex, ecco a te. Dov'è il dentifricio? Aspetta, ho qualcosa di speciale. Guarda un po'. Vuoi provarlo? Wow, sembrano caramelle! E sembrano buone. Oh, alla menta! Che bello! Ho i denti pulitissimi! Non è giusto, ma... Calma, tesoro, che ne dici di questo? È morbidosissimo, vedi? Non lo voglio! Sono a corto di idee! Guarda, una bambola! Non è carina? Mi prendi in giro? Fila via tu! Non funziona niente, ti prego non piangere. Lo detesto. Che ne dici di un orsacchiotto? Insomma, è carino. Ti piace? Mi piace? Io l'odio! No! Che cosa devo fare? Deve pure esserci qualcosa che le piaccia. Questo non va bene. Pensa. Cos'è questo? Non rendo bene sotto pressione. Aspetta. Potrebbe essere quello che mi serve. È magnifico. Ehi, vacci piano con la confidenza. Scherzavo, Britney ti adorerà. Diamoti un'occhiata. Ci verserò del succo usando questa caraffa. Non voglio fare pasticci. Così sarà più facile. Poi ci rimetto il tappo. Spero che funzioni. Britney, guarda che cosa ho qui. Ah? Che cos'è? Ah!
fa la pipì addosso! Deve esserci stato un errore. L'hai visto? Era bellissimo! Grazie, mamma! Adoro questo giocattolo! Oh, che sollievo! Britney? No! Ti prego, smettila, ti supplico! Cosa? È succo? Continua così, piccola! Ma che fai? Tutto bene, piccola? Sto pettinando i capelli della mia bambola, ma li ha tutti in disordine! Quello sì che è un problema, eh? Forse ho un'idea! Papà ha dei bellissimi capelli, ma io li renderò ancora più belli! Ehi, non toccare la mia chioma! Scusa, volevo rendermi utile! Ci vuole un sacco di lavoro per avere capelli così! Posso mettergli una molletta, magari? Che succede lì, Gina? Smettila! Papà, non è divertente! Vorrà dire che ci riproverò con te, bambola! Papà fa il brontolone! Tutta questa lettura mi ha stancato! Forse dovrei aspettare ancora un po'. Riposo gli occhi qualche minuto. Sognerò qualche lussuoso balsamo per capelli. Ecco la mia chance. Devo fare piano. Ti prego, non svegliarti. C'è mancato poco. Oh, e dai! Certo che è il sonno pesante. Farò con calma. Ehi, che melodia orecchiabile. Oh, oh. Da qua quella lacca. Che strani sogni fa papà. Ok, facciamolo. Sarà bellissimo quando avrò finito. Cosa? Cos'è successo? Ho avuto un incubo, qualcuno giocava con i miei capelli. Oh? Non ricordo di aver mai portato questo fiocco, ma che cosa è successo? Oh no, i miei capelli, sei stata tu! No, lei è il ritratto dell'innocenza. Un attimo, ma su che cosa sono seduto? Lana? Au, ci sono anche gli aghi! Mi verrà un livido adesso! Ups! Ehi, ho avuto un'idea, proprio quel che mi serve! Così Gina avrà un bel po' da fare! Metto un disegno su una superficie piana così, e poi lo copro con del nastro così! Adesso devo ritagliare! Ho praticato dei fori sui capelli! Userò un ago per spingere il filo attraverso il foro e continuo così finché i capelli saranno belli folti. Wow, fantastico! Gina, guarda che cosa ho qui! Ecco con che cosa puoi giocare! Wow. Addio, bambola! Che bello questo! Guarda, la sto pettinando! Davvero adorabile! Ora mettiamole qualche molletta, completerà il suo look! Quanto è carina! Bella quasi quanto i miei capelli! Devo ancora farti un makeover! No, penso che lascerò tutto così com'è! Ora posso farmi una bella dormita! Gnam gnam gnam! Cioccolato, cioccolato! È disordinato però! Sarà meglio forse lavarmi le mani! L'acqua è bella calda! Dov'è il sapone? Eccolo! È viscido! Il sapone fa schifo, non lo voglio! Oh, adesso le mie mani sono viscide e schifose! Mamma! Cosa c'è che non va? Stai bene? Adesso arrivo e... Mamma, perché non viene l'acqua? Tesoro, il sapone non deve stare sul pavimento, è pericoloso! Qual è il problema? Le mie mani sono viscide e non mi piacciono! Va bene, dunque! Ho una soluzione, puoi usare questo! Guarda, premi sopra con la tua mano e ta-dan! Un bel fiore di sapone! Wow! Fiori di sapone! Mi piacciono! Anch'io voglio avere un fiore di sapone! Devo solo premere sulla parte superiore in questo modo e wow! Ce n'è uno anche in testa! E sulla guancia! Adoro i fiori di sapone! Guardami! Sono come una principessa! Una principessa saponata! Sono così carina! Sì, sei sicuramente una principessa saponata! Woohoo! È l'ora della merenda! Voglio la pappa! Oh, cavolo! È stata una pessima idea! Mamma! Tesoro, dove sei? Qui! Sono caduto! Avevo fame ma ho sbattuto contro il mobile! Oh, cielo! Aspetta, ci penso io! Taglio un dischetto di cotone e lo imbevo con un po' di colorante alimentare. Sembra un arcobaleno. Che bello! Adesso preparo una ciotola di latte e ci lascio cadere il tampone colorato. Guardate! Non è stupendo?
Basta muoverlo per vedere i colori danzare. Si stanno divertendo. Guarda, apri gli occhi. Oh, bello! Voglio farli ballare. Sono bravo, vero? Ti stai divertendo, tesoro? Sì, papà. Adesso il blu. Oh, no! Vabbè, un altro. Ah, bello! Davvero ancora? Non va bene. Era mica... Oh, beh. Conto su di voi, ragazzi. Andiamo! No! Ma che succede? I miei pastelli non reggono la mia arte! Guarda! Accidenti, me ne occupo io! Sì? Non mentre sono alle terme. La mamma non risponde. Tocca a me! Vuoi le coccole del signor Dog? Ti suona un blues? Organizziamo una sfilata? Papà ha bisogno di una pausa. Un attimo, perché non ci ho pensato prima? Mi serve questa. E una grattugia, naturalmente. Facciamo piovere il colore. Ecco che arriva. Sembrano zuccherini. Wow, non è bellissimo? Ecco qui. Ma non abbiamo ancora finito. Ora un po' di calore. I pezzi di pastello si stanno sciogliendo, vedi? Così non andranno sprecati e niente più tristezza. Solo una maglietta nuova di zecca. Wow, l'adoro! Guarda tutti questi colori! Sembrano coriandoli! E sono per festeggiare... me! Siete tutti invitati? Grazie, papà! Ok, non ti muovere. Mi serve l'angolo giusto. Rimani così, capito? Oh, è troppo! Devo distribuirlo un po'. Ecco com'è. Ma non si somigliano per niente, uffa! Ehi, che succede? Sembra arrabbiato. Sì, molto meglio. O forse no. Mi arrendo, basta! Non sono capace. Alex, tutti gli artisti hanno bisogno di pratica. Sono troppo frustrato. Ho un trucchetto che fa il caso tuo. Basta fermare il foglio con del nastro adesivo e poi... Poi torni a dipingere, usando un raschietto per distribuire la vernice. Poi fai la stessa cosa con un nuovo colore. Puoi farli anche di diverse altezze. Vedi? Fai gli occhietti con il bianchetto a rullo e adesso sembrano dei veri gattini. Oh, puoi anche ricalcare i bordi e aggiungere tutti i dettagli che vuoi. Non sono carinissimi? E adesso togliamo il nastro. Ta-dan! Che cosa ne pensi? Wow, l'hai fatto tu! Assomigliano proprio al mio gattino. Ora tocca a me. Come sono andato? Sei la migliore. Sto cuocendo. Oh, però ho un freddo. Odio essere malata. Mi dispiace tanto, tesoro. La febbre sta salendo rapidamente. Oh, ti serve la medicina. Andiamo, sì. Quello è gelato. No, voglio quello. Ah? Gelato? Non si può mangiare quando si è malati. Per favore, papà. Oh no, gli occhioni da cucciolo. Ti voglio bene. No, devo resistere. Non posso. Sei il mio eroe, papino. O almeno così credevo. Ora mi sento malissimo. Aspetta. Ho un'idea. Dammela. Scusate, prendo in prestito questa. Grazie mille. Adesso mettiamoci al lavoro e forse non potrò dare ad essi il gelato che vuole, ma questo dovrebbe farmi tornare nelle sue grazie. Ora tagliamolo. Proprio così. Perché è ora di aggiungere colore?
Bastano poche gocce e potete scegliere quelli che volete. E si ama tutti i colori dell'arcobaleno, quindi li ho usati tutti. Un altro po' di colla su tutte le palline e... mettiamo gli zuccherini. Beh, qualcosa di simile. La colla li catturerà tutti. Ora scuotiamo per bene ed è pronto. Hai ancora voglia di gelato? Sei un bugiardo. Ok, te lo lascio qui. Da qua. Sì, grazie papà. Medicina? Ok. Arriva il treno della salute. Finalmente l'ultimo piatto. Nessuno mi guarda. Non riesco a togliermi dalla testa Essie. Mua, mua, mua. Il mio unico vero amore. Ciao, sei bellissima oggi, Essie. Davvero, anche per me è un piacere vederti. Questo è per te. Sul serio, ma che dolce! Ma è vuoto! Perché? Oddio, che imbarazzo! Devo pensare a un buon regalo! Che cosa potrebbe piacere ad Essie? Soldi? Ce li ho! Mamma, mi servono dei soldi da dare ad Essie? Per favore! Soldi? Ok, va bene. Ecco qui. Tutto qua! E tutto quello che ho. Che pizza! E adesso come faccio? Questo no? Ok, ci sono, aspetta! Questo farà sicuramente sciogliere il cuore di Essie. Prendo tanto sapone, quindi utilizzo un pennello per mescolare il tutto, proprio così. Ora è colorato, visto? Prendo uno stampino per biscotti a forma di cuore e lascio che prenda un po' di schiuma, così. È ora di timbrare. Voilà! Se ne possono fare tantissimi. Sì, non mi amerà mai. Oh? Perché non provi a darle questo? Wow, grazie mamma! Ehi! Ciao Essie! Che succede Alex? L'ho fatto per te! Davvero, ma che dolce! Sono cioccolatini! Li adoro! Oh, non è niente di che, dai! Finalmente a casa! Oh oh, mamma è tornata! Non ho fatto le pulizie! Oh, ma che ho mangiato ieri sera? Ragazzi, dovete sparire! C'è tanto cibo spazzatura! Devo fare in fretta! Ehi, cucciolo! Dobbiamo addestrarti al vasino! Non posso mostrare questo casino a mamma! Quasi fatto! Ehi, mamma, bentornata! E lascia che ti aiuti con le buste! Più per un pelo! È ora di mangiare, tesoro. Tu siediti qui, io torno subito. Certo, mamma. Che pranzo delizioso. È perfetto per una ragazza in crescita. Che cos'è questo? Non lo voglio. Cosa? E devi mangiarlo, Stacy? No, invece non mi va. Bene, dammelo. Che devo fare? Mi sa che devo trovare un'alternativa per il pranzo di Stacy. Ma certo, lei adora il ramen. Ecco qui. Ti aspetti che io lo mangi? Sarà squisito. Ne dubito. Ok, qualcuno oggi sta facendo i capricci. Ma dove crede di essere? Al ristorante? Che cos'altro abbiamo qui? I cereali non deludono mai. Se n'è andata. Questo è fantastico. Non te ne andrai così facilmente. Ti tengo d'occhio. Stacy, devi mangiare qualcosa. Ah, di nuovo tu. Non fare tante storie. Oh! Oh, giocattoli, ma certo, sarebbe successo un disastro. Ho qui una ciotola deliziosa di cereali. Mamma, la cosa si sta facendo imbarazzante. So che in realtà lo vuoi. Non fa per me. Ho provato di tutto, non so che altro fare. Finalmente, dove ero rimasta? Sembra che debba mangiare io questi cereali. Stacy non sa che si perde. Aspetta,
Il trenino! Avevo la risposta davanti agli occhi. È semplicissimo, ora so cosa fare. Stacy però non deve vedermi. Per fortuna è occupata con quel giochino scemo, è la mia occasione. Prendo questi e i binari ed è ora di mettersi al lavoro. Poso i binari sul tavolo e li unisco in questo modo. Creo un grande anello. Dovrebbe andare bene, poi ci metto sopra il treno. Sembra perfetto. Ehi Stacy, vorrei mostrarti una cosa. Ma mamma, sono occupata! Che c'è? Da un'occhiata qui. Forza! Che cos'è? Wow! È incredibile! È fighissimo! E mi fa venire fame! Non ci credo che l'hai fatto tu! È l'idea migliore del mondo! Non so da dove cominciare, magari tutti i miei pranzi fossero così! Guarda il treno che corre! Oh, mi piace quella mela, la devo immergere qui! La mia preferita! Prossima fermata a pancia di Stacy! È buonissimo! Brava la mia bambina e arriva il treno! Lo adoro! Forza Fluffy, è ora della passeggiata! Oh, è così carino! È il mio migliore amico! Lo porti dappertutto quel cane! Ok, andiamo! Wow! Rallenta Fluffy, vai troppo veloce! Io rimango qui, si sta divertendo moltissimo! Non riesco a starti molto dietro, sei il cucciolo più tenero che c'è! Ah, vuoi fare un'altra passeggiata? Wow! Fate largo! Stanotte dormiranno come angioletti! Ok, facciamo una sosta, sono esausta! Che cos'è questa puzza? Fluffy, non sarà mica... l'hai fatta! Come fa un piccolo cucciolo a fare una cacca così grossa? Faremo finta che non sia successo ed è ora delle coccole! Ti stai divertendo, tesoro? Certo! Stacy, ti prego, dimmi che è stato il cane! What? Cosa? No, torna lì e pulisci! No! Dico davvero, vai, non si discute! Tiriamo a sorte! Vuoi farlo sul serio, eh? Ok, accetto la sfida! Non è giusto! Che stai aspettando? Questi sono gli svantaggi dell'avere un cane, raccogliere la cacca! Qual è il modo migliore per farlo? Troppo vicino, che puzza! Oh, ho trovato! Metto la mano in questa busta! E poi afferro la cacca! Un po' più avanti... No, non ci riesco, mi fa troppo schifo! Wow, guarda quella lì, è così affascinante! E quella pinza per capelli! È tutto quello che mi serve! È troppo impegnata al telefono per notarlo! Yoink! Funzionerà alla perfezione! Oh oh, fai finta di niente, Fluffy! Non voglio vedere quella roba! Tolgo il disturbo! Non se n'è accorta! Mettiamoci al lavoro! Metto la pinza per capelli nella busta e poi... raccolgo la cacca! Significa che le mie mani non la toccano! Poi mi limito a ripiegarci sopra la busta e voilà! Mi fa sempre schifo! Ecco qui, mamma! Oh, grazie! È quello che ho sempre desiderato! La metto in borsa, poi la buttiamo nella spazzatura! Mamma, guarda che cosa ho! Oh, molto carino! Mi serviva una pinza! Perché sento ancora puzza di cacca? Non importa! Cibo! Cibo! Ecco qui, tesoro! Ha un bell'aspetto! Un sandwich delizioso, non vedo l'ora di assaggiarlo! Ha tutto ciò che mi piace! È buonissimo, ne voglio ancora! Oh sì! Eh? Si sta sbriciolando, che disastro! Va tutto bene? Jasmine, che stai facendo? Non strofinare le mani sulla maglia! Ci penso io! Grazie, mamma! Che pasticci fai quando mangi? Usa il tovagliolo, su! Voglio ancora cibo! Arriva subito! Ma com'è successo? Devo ripulirlo! Su, non è niente di che! Guarda che cosa ho! Vieni a prendertelo! Buon appetito! La pizza! È un rinfrescante succo di frutta! Esiste qualcosa di meglio? Ops, ne ho versato un po'. Devo migliorare la mira. Vabbè.
È squisito! Mi ricordo quando andavo in pizzeria con tuo papà, si macchiava di salsa ovunque. Aspetta, quello cos'è? Wow, crema al cioccolato, deve essere mia! Amo la cioccolata ed è mia, tutta mia! Ha un profumo delizioso! Pensavo che più tardi potremmo andare al parco. Sì, certo, questa è la parte divertente, la spalmo tutta! La crema al cioccolato non basta mai, è una vera opera d'arte! Quasi troppo bella per mangiarla! Ho detto quasi! Sono così felice! Stacy? Che hai combinato? Guarda il tavolo! Ma perché l'hai fatto? Cioè, il mio bel tavolo pulito! Ehi, adoro mangiare! Lo so, tesoro! Prendo quel tovagliolo, spero che venga via! No, non funziona! Macchie, macchie ovunque! È il mio incubo peggiore ed è tutto inutile! Oh, ci sono troppe macchie qui in giro! Aspetta un attimo! Perché mi fissi? Ho ricoperto il tavolo di carta d'alluminio! Wow, fighissimo! Lo so, sono piena di grandi idee! Non posso parlare mangiando! Oh, un sandwich è mio! Perché sei così pasticciona? Ma adesso non importa, non più! Tutto questo mangiare mi mette sete! Hai finito? Non riesco più a mangiare altro! Darò una ripulita! Devo solo ripiegare il foglio d'alluminio in questo modo! Non c'è bisogno di pulire! E niente macchie! La butto direttamente nella spazzatura! Geniale, vero? Brava mamma, sì! Pensate che questi trucchi possano essere utili in caso di bisogno? Condividete il video con gli amici e iscrivetevi per altri fantastici trucchi!